È stata una bellissima esperienza, soprattutto dal punto di vista tecnico, dove ci siamo divertite molto, ma abbiamo scoperto di avere un grande gruppo che in campo gioca per gli altri e non per un'individualità, come ci dice anche il nostro coach. Siamo migliorate partita dopo partita, soprattutto sotto il punto di vista dell'intensità, e questo ci ha permesso anche di divertirci di più. Prima ero una persona che giocava prevalentemente da sola, ero un po' egoista. Mi hanno insegnato che ovviamente questo gioco è uno sport di squadra e quindi bisogna passare la palla. E quindi mi sento migliorata da questo punto di vista, che è anche un fatto gratificante. Così non gioco più da sola e quindi anche quando l'azione di squadra è anche ben fatta, il sorriso spunta sempre sulle labbra. Una delle migliori annate, se possiamo parlare di gioco, sicuramente non di prestazioni individuali, perché quelle tanto dipendono da caratteristiche fisiche e dalle abilità che devono ancora acquisire nel loro percorso formativo, però un grandissimo gioco, veramente sono contentissimo, sono soddisfatto di come abbiamo interpretato tutti gli allenamenti tutti gli allenamenti svolti negli ultimi 2 anni in queste 6 giornate di intensa pallacanestro. Beh, sicuramente il risultato finale rispecchia il nostro valore. Ancora una volta dobbiamo riscontrare che il lavoro fatto a Nazzurina ha avuto degli aspetti positivi, soprattutto dal punto di vista cognitivo. In attacco le nostre ragazze hanno fatto scelte giuste e questo credo sia il coronamento al lavoro di tutto un anno. Il ringraziamento va alle società che ci hanno consentito di lavorare costantemente con queste ragazze, quindi ai loro tecnici. Un ringraziamento anche alle famiglie che hanno consentito alle ragazze di raggiungere ogni domenica le location trovate dalla nostra federazione, che chiaramente va ringraziato, con in particolare Angela Del Vecchio, il dirigente responsabile, e Margaret Gonnella, che hanno consentito che questa attività fosse sviluppata nel migliore dei modi.